C'è un angolo del capoluogo molisano che conserva i beni preziosi della nostra comunità ed espone a chiunque voglia osservarli i più preziosi segni della civiltà sannita, quella a cui il Molise deve le sue origini, quella che ne caratterizza il temperamento di un popolo schivo ma tenace. È il Museo Sannitico di Campobasso, un gioiello nascosto tra le mura del borgo antico che raccoglie i segni tangibili di una grande civiltà. Segni racchiusi da decenni nelle teche illuminate a gioco e segni che abbiamo conosciuto da poco, come il Cavaliere di San Biase, il prezioso gruppo scultoreo di epoca sannita, pietre preziose più dell'oro, che parlano e che riportano con un solo sguardo alle gloriose origini del popolo molisano. E così sabato il museo si è trasformato in sede di incontri tra generazioni. Visite guidate e laboratori didattici sono stati curati dagli archeologi di Memo Cantieri Culturali. Accanto alle teche, immagini e musica, hanno catalizzato l'attenzione le fotografie del Cavaliere Sannita realizzate da Mauro Presutti. In un video coinvolgente hanno rapito e portato il visitatore a diretto contatto con l'opera antica. I bambini hanno giocato ed appreso allo stesso tempo. Gli adulti si sono fatti condurre nel percorso della storia dall'archeologa Silvia Santorelli. Grande la soddisfazione per l'associazione Il Cavaliere di San Biase, guidata da Antonella Struzzolino, che sta cercando di far conoscere ad un pubblico sempre più ampio questo importantissimo reperto archeologico e con esso tutte le ricchezze di cui il Molise dispone.